Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Martedì 22 ottobre del 2019, il presidente della Thai Airways International, Sumit Damrongchaitam, ha dichiarato che il personale deve contribuire alla riabilitazione della compagnia aerea in quanto è in crisi e rischia il fallimento. Oggi voglio che il personale sia unito per superare gli ostacoli, altrimenti la compagnia aerea nazionale deve chiudere. C'è ancora tempo per una soluzione, ma non ce n'è molto, ha affermato il signor Sumit. Inoltre ha dichiarato che la Thai Airways ha perso la sua leadership di mercato su diverse rotte, tra cui quelle settentrionali che da sole generavano più di un terzo dei guadagni della compagnia, a causa della concorrenza dei voli low cost. Quest'anno la competizione è molto agguerrita. La Thai Airways è davvero in crisi. L'anno prossimo deve fare del suo meglio. Se il personale è ancora inconsapevole e non fa nulla, non avrà abbastanza tempo per reagire. Oggi rimane molto poco tempo. Oggi non c'è una zona di comfort. Se questa nave affonda, moriremo tutti. La Thai Airways, come avevo già accennato in un video di qualche settimana fa, per salvarsi dalla crisi aveva già spronato i suoi dirigenti a autotagliarsi lo stipendio. Inoltre il signor Sumit ha aggiunto che con molta probabilità taglieranno il servizio di catering sui voli e che non ci saranno più premi per lo staff, in quanto da questo momento in poi l'unico premio sarà la sopravvivenza dell'azienda. Nella prima metà di quest'anno la Thai Airways ha registrato una perdita di 6,44 miliardi di baht, che sommato al deficit degli anni precedenti porta la compagnia a una perdita di oltre 280 miliardi di baht. La Thai Airways ha più di 20.000 dipendenti. Questa notizia finisce qua, ci vediamo nel prossimo video.